Coach, la vittoria contro Omegna continua la cavalcata della Fiorentina Basket, convinti, consapevoli, ma con molta umiltà. Questo è quello che appare sulle facce dei tuoi giocatori e anche sulla tua. Sì, io cerco di trasmettere questo, i miei valori sono questi, serietà, lavorare, umiltà ma non modestia, perché bisogna essere anche consci delle proprie qualità. Abbiamo fatto una bella partita oggi, bisogna essere sinceri, loro avevano qualche defezione importante, però hanno vinto partite toste in questo campionato anche con queste assenze. Noi stessi all'andata abbiamo preso una bella ripassata e la squadra in campo era su per giù questa, con Bruni al posto di Simoncelli. Quindi bravi ragazzi, perché non era facile preparare questa partita, perché Omegna ha delle caratteristiche fisiche e tecniche che ci potevano mettere in grossa crisi, e a tratti si è visto. Riuscire a compensare queste piccole deficit che noi avevamo nei loro confronti, c'è stata voluta grande attenzione in settimana nella preparazione. Quindi ancora devo fare complimenti ai ragazzi che si allenano tanto, ma soprattutto quello che voglio sottolineare, si fanno allenare, che molto spesso è questa la differenza di mentalità giusta fra un giocatore e un altro. Un'ultima battuta sul pubblico: oggi è stato il pubblico delle grandi occasioni, sembra che Firenze piano piano, lentamente, stia entrando nel mood, nella mentalità della Fiorentina Basket, e la Fiorentina Basket stia entrando anche in simbiosi con questo pubblico. Ma oggi bellissimo, devo fare complimenti alla società, perché riempire San Marcellino, come abbiamo visto, non è per niente facile. Ora allora, Gerabello, Colorato, quindi bravo Antonio con le sue iniziative, bravo Michele Perguidi con tutto il suo giro di giovanile, di contatti, sono cose importanti. Ora dobbiamo essere bravi a fidelizzare questo pubblico, a farlo tornare, perché man mano che il campionato va avanti avremo sempre più bisogno di questo fattore campo, perché quando le partite sono toste, sono dure, equilibrate, può fare la differenza. Penso che i ragazzi oggi hanno ricevuto tanta energia da questa gente, da questo entusiasmo, e poi in campo conta.